Questa mattina il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, ha consegnato le chiavi di due immobili sequestrati alla Camorra e conferiti dal Consorzio Sole in concessione a due associazioni che se li sono rispettivamente aggiudicati al termine di una selezione pubblica. A ricevere le chiavi del primo, un appartamento di 5 vani nel quartiere Mercato a Napoli, è stata Khadija Zuari, rappresentante del Centro Interculturale Aladino, che vi realizzerà un laboratorio sociale di integrazione per minori e giovani, immigrati e non, che vivono una condizione di disagio sociale. L'altro immobile, situato a Torre del Greco in via De Bottis, è stato consegnato al Centro Italiano Protezione Civile per la localizzazione di un ufficio territoriale nel comune vesuviano. A ricevere le chiavi il responsabile è Antonio Fiore. Non è la prima consegna e non sarà l'ultima. Abbiamo dato una grande accelerata, sia come città di Napoli, adesso da sindaco metropolitano. In questi mesi stiamo facendo un lavoro importante su tutti i comuni della città metropolitana, assegnare alle associazioni, a chi è impegnato nel quotidiano per la legalità, i beni che una volta erano del crimine organizzato, la legalità dei fatti. Non la legalità, la retorica della legalità, spesso assistiamo alla retorica della legalità, l'ha detto lei. C'è un allarme criminalità a Napoli, gli ultimi episodi a via San Giovanni a Carbonari sconcertanti. Sì. Ci sono episodi che non vanno sottovalutati. Non c'è emergenza, ma bisogna stare molto attenti. I nostri appelli non sono rimasti inascoltati. Il governo ha mandato 200 uomini, operazione alto impatto, grazie anche a una forte sinergia tra il sindaco, il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine. Bisogna stare molto attenti, non sottovalutare questa Napoli come altrove. E quindi un ringraziamento alle forze dell'ordine per il lavoro che fanno, e Napoli deve riscattarsi definitivamente attraverso la cultura, cioè quei luoghi che oggi sembrano insicuri devono essere riempiti di persone e iniziative culturali. Questa è la risposta migliore al crimine di strada. La lotta alla camorra e assegnazione dei beni confiscati, per quanto mi riguarda da sindaco della città metropolitana, lo farò su tutti i comuni della città metropolitana. Oggi è toccata a Torre del Greco, settembre toccherà ad altri comuni. Quindi la legalità non ha confini, come le mafie non hanno confini, così anche la legalità non ha confini.